Penso che è una vergogna, è una vergogna perché se questi anarchici, quello che sono, sono italiani non hanno il rispetto dei nostri beni, anche perché imbrattare un palazzo del 700 vetrine, le colonne di marmo appena ristrutturate quando non abbiamo più soldi in Italia non è giusto. Sono molto molto amareggiata e arrabbiata. Ma lei contesta anche il passaggio magari di certe cortei per il centro storico? La clientela ovvio che non, non viene in centro quando comunque ci sono queste manifestazioni, ma io non pensavo una cosa del genere oggi. Anche perché se loro si coprono la testa con dei teli neri davanti alla polizia, scusatemi, eh, la polizia non vede, c'era una scorta esagerata. Fermate. Voi residenti di Viale Gramsci e zona siete un po' eh, preoccupati e anche un po' stupiti, eh? arrabbiati stupiti perché non vedo perché hanno dovuto accettare questa manifestazione per far distruggere la città. Non, non lo capisco, non lo capisco perché si può manifestare pacificamente senza per questo rovinare i negozi, banche e tutto quello che c'è in giro. Sì, anche i cassonetti, macchine spostate, banche, post, tutto blindato, siamo proprio blindati, non so veramente, esatto. è una cosa inaudita da questo. Quando bisogna manifestare in pace, non fare insomma casini ragazzi. E non fare disastri. Eh, e tutti questi di disastri. No, siamo molto arrabbiati, non un pochino, perché questa è casa nostra e non è giusto che qualcuno dia disposizione per emarginare di nuovo un intero viale per chiuderlo, perché noi adesso dobbiamo ripulire i danni che hanno fatto, non solo nel nostro viale, quelli che saranno anche quando se ne andranno, ma quelli che hanno fatto anche nella nostra città, che non sono stati non so chi li ha autorizzati, quest'ora prefetto, non lo so, ma in ogni caso dovrebbe chiedersi il perché l'ha fatto e perché non ha fatto anche sapere ai cittadini che cosa stava succedendo o cosa sarebbe successo, perché si tratta di 100, 150, 200 persone. Noi siamo in 6.000 abitanti in questo viale. È possibile che nessuno di noi sapesse niente?